Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti sul canale di Rizion, sono Lo Sconosciuto e torniamo come potete vedere qua dietro sul set delle recensioni. Ma oggi non andremo a recensire un cinecomics e quindi non parleremo di fumetti e supereroi, ma bensì parleremo di un altro genere, il genere horror. Perché questa scelta? Ora vi spiego. Semplicemente io sono un appassionato di film horror, non un esperto, quindi non pensate che il mio parere sia inequivocabile e incontestabile. È solamente il parere di uno che è appassionato, si ritiene un appassionato. Comunque, appunto, sono un appassionato di film horror, nel senso che ne ho visti molti, mi piace il genere, tutti gli aspetti del genere, e ho visto tanti film, a partire dai classici Shining, i film di Dario Argento, e fino ad arrivare ai tempi moderni, agli ultimi film horror. E appunto quindi voglio lanciare questo nuovo format, questa nuova serie sul canale, questo progetto dove appunto farò recensioni di film horror. Su quali film horror farò le recensioni? Cercherò di farli sui film principali che usciranno in questo periodo e soprattutto sui film che mi piaceranno, mi colpiranno sia positivamente che negativamente, tanto da farci una recensione. Cercherò di portarvi i film più aspettati, ma anche magari qualche altro film che mi ha colpito e che magari non è famosissimo. Comunque, inizierò questo nuovo progetto con un film che si chiama The Conjuring 2, che è il seguito dell'Evocazione, che appunto è un film che uscirà, mi sembra, i primi di giugno, quest'estate, non mi ricordo sinceramente, mi sembra di ricordare i primi di giugno, ma non vorrei sbagliarmi. E, questo progetto inizierà propriamente con quella recensione lì. Prima voglio farvi, diciamo, una sorta di anticipazione, facendo due cose. Il primo sarà sicuramente una recensione dopo questa del primo dell'Evocazione, e quindi parlerò anche di un po' del sequel Annabelle, quello della bambola. E poi di questa recensione qua, sulla saga di Insidious, che è strettamente legata con quella di The Conjuring, dato che un attore è lo stesso, forse due, e il regista, che è lo stesso, quindi più altri sceneggiatori, produttori, eccetera, eccetera. Quindi appunto voglio portarvi questa saga di Insidious anche in vista di un futuro quarto capitolo che probabilmente uscirà, non si sa, forse sto dicendo, ci sono molti rumor, ma secondo me uscirà, poi questo non accadrà e adesso sto facendo una figura del cavolo, quindi sperando che esca questo quarto capitolo che io attendo, vi do le mie opinioni sui tre capitoli appunto che sono stati fatti finora. Quindi questa recensione sarà piena zeppa di spoiler, dato che appunto faccio una riflessione generale su un film che comunque è già uscito da un bel po'. No, cioè non ho potuto dividere una parte spoiler e non spoiler, perché è una riflessione generale sulla saga. E quindi io direi di incominciare, vi dico come sempre che appunto non dovete prendere quello che dico come una cosa incontestabile, ma bensì è solo un parere, discutere in maniera amichevole. Ci siamo capiti. E quindi incominciamo. Perché vi voglio portare la saga di Insidious? Intanto il 2 è il mio film preferito in assoluto, non horror, proprio in generale. E poi tutti gli altri film della saga mi sono piaciuti molto. Ma andiamo a spiegare perché secondo me questa saga è una delle migliori che sono state fatte negli ultimi anni. La paura negli horror può essere di vario tipo. Il classico film horror che ti spaventa così di botto perché arriva uno davanti, oppure la paura, diciamo, d'ansia, quindi una scena con tanta tensione, questa tensione può scaricarsi o meno. E poi anche l'inquietudine, cioè delle scene che anche sai che magari non vanno a parare da nessuna parte per quanto riguarda la paura, ma ti mettono inquietudine, c'è una sensazione di ansia, cioè è diversa dall'ansia, l'inquietudine. L'ansia poi sfocia, è più aggressiva, mentre invece l'inquietudine è una cosa che sta sotto e che tu la senti ma non riesci a capire da dove proviene. Secondo me Insidious riesce a unire queste tre cose, quindi paura di botto, inquietudine e ansia, in una maniera molto innovativa, ma prendendo anche spunto da cose molto vecchie. E riuscendo, secondo me, a discostarsi un po' da quello che è stato l'horror solito di tutto questo periodo, dove appunto c'erano sempre un po' le solite cose.
Questo film horror, nonostante io l'ho rivisto molte, molte, questa saga horror, l'ho rivista molte, molte volte, a parte il terzo, solo due. L'altro giorno la stavo guardando con i miei amici e guardando il 2 riusciva comunque a spaventarmi e a mettermi ansia, inquietudine, nonostante la sapessi le scene a memoria. Però quando una cosa è fatta bene, e quindi non dipende dal fatto che tu non sai cosa sta, la tua paura, ansia, inquietudine, non dipende dal fatto che tu non sai cosa sta succedendo, ma dipende principalmente da come è costruito il film, cioè è una sensazione che te la mettono proprio, te la mette proprio addosso. Tutto il comparto visivo, recitativo del film. Allora, secondo me, in quel caso vuol dire che il film horror era davvero fatto bene. Tu lo puoi guardare tante, tante volte, ma tutte le volte, sempre meno, però proverai quella sensazione di ansia, paura, inquietudine. Poi la trama, secondo me, è qualcosa di stupendo. Logico, è a livello di un film horror, quindi non è un film, un blockbuster, semplicemente un film horror, quindi dovete ridimensionare un po' tutte le aspettative. Però comunque la trama è davvero qualcosa di coinvolgente, costruita bene e soprattutto non banale, assolutamente non banale. A me sinceramente ha fatto molto appassionare e interessare, che non è una cosa che succede facilmente nei film horror, che tu vuoi vedere il seguito. Succede raramente, magari lo vai a vedere perché dici sì, ho visto il primo, no, proprio. Una voglia di aspettare il prossimo film. E soprattutto un'altra nota positiva secondo me è il lato emozionale, cioè nel film horror è sempre molto lasciato un po' più in disparte la parte emozionale umana dei caratteri dei personaggi. Invece qua, in questa saga, è molto più delineata e importante per la trama e il film. Parliamo adesso di tutti quegli aspetti rappresentativi, diciamo, di aspetto del film, cioè la regia, scenografia e i costumi, gli attori, tutte quelle cose lì. La parte di trama, quindi di sceneggiatura, la lasceremo dopo. Ci sono state mosse molte critiche a questo film, dicendo che è un film che fa spaventare come tutti gli altri film horror, quindi la porta che si apre, il bambino fermo così nel corridoio, il tizio che ti spunta di botto. La critica, appunto, che è stata volta più spesso a questo film è il classico film horror con le porte che si aprono che non fa paura. Non ti addormentare! Scusa, scusa, no, non volevo dirlo. Non è vero, o meglio, a mio parere non è vero. È vero che i film horror ultimamente hanno tutti questo stile un po' così, un po' sempre lo stesso. Ma Insidious, secondo me, lo prende, lo trasforma aggiungendo elementi nuovi e elementi vecchi. C'è qualche cosa che richiama i film un po', i primi film horror. Li mescola assieme per farne qualcosa di nuovo, secondo me, innovativo, minimo indispensabile per coinvolgerti davvero tanto. Per farvi capire, prende tutti gli elementi classici, porte che si aprono, gente indemoniata, mondi alternativi, fantasmi, però rivisita tutti questi concetti a modo suo. La regia è molto ben fatta e niente da dire su James Wan, che appunto è famoso regista per quanto riguarda i primi due. Il terzo poi c'è un altro regista, ma quello ne parlerò un po' dopo del terzo, in fondo. Però comunque l'aspetto generale è legato anche al terzo. E appunto James Wan, che ha diretto anche Fast and Furious 7, è stato, mi sembra, produttore sceneggiatore di Saw e ha fatto come regista il primo. Tanti altri film horror, e tra cui The Conjuring, è un regista che sa quello che fa. Una cosa che è molto importante nella sua regia è nelle scene in cui ti deve far paura. La telecamera spesso si posiziona in modo da seguire i personaggi, questo soprattutto nel 2. Ma non è che li segue da dietro come se fosse una GoPro, lo segue in una maniera che sembra che tu ci sei a fianco, no? Ma a fianco come una persona non diretta proprio dentro il film, ma neanche una completamente esterna. E quindi tu, non so come dire, è un'inquadratura fatta apposta, no? Appunto, il personaggio gira l'angolo e tu un millisecondo dopo giri l'angolo e ti crea quel dubbio su cosa c'è dietro quell'angolo. Appunto, una regia che segue il personaggio in una maniera un po' ritardata, proprio per farti appunto salire l'ansia e allo stesso tempo farti sentire partecipe di quello che sta succedendo.
Poi bisogna parlare molto del, diciamo, dei costumi e della scenografia, come sono rappresentati gli ambienti. Come sono questi ambienti? Sono tutti suggestivi. Infatti, anche la casa dove vivono, appunto, col rosso, colore rosso, luci rosse, che mettono inquietudine, no? Invece il blu rilassa. Case con elementi moderni, misti a elementi molto, molto antichi. Case grosse, classico del film horror, però se è fatto bene, comunque se è proposta bene, la cosa è proposta bene. Con molte porte, il film riesce a far paura anche di giorno, grazie a questo modo molto sapiente di regolare le luci, le illuminazioni, gli ambienti e tutti i vari oggetti che li compongono e l'atmosfera generale dell'ambiente in base a se è il mondo reale oppure l'altrove o comunque un altro posto, un altro luogo. Parliamo un attimo adesso dei personaggi. Secondo me, come sono rappresentati i personaggi, sono davvero fatti bene. Specialmente a parte quelli umani, soprattutto quelli fantastici, quindi i vari fantasmi, demoni, il diavolo nel primo, la sposa e sua madre nel due, scusate, e l'uomo che non respira nel tre, che sono, diciamo, i protagonisti principali, secondo me sono fatti davvero bene e adatti, alla loro storia, alla loro trama, diciamo, a quello che gli è successo, e a quello che rappresentano. Ma di questo poi ne parlerò meglio dopo, soprattutto del demone. Parliamo invece in generale dei personaggi dell'altrove, dei personaggi appunto del mondo, chiamatelo come volete, dell'altrove. Sono fatti davvero in un modo inquietante, che riescono a trasmettere un'inquietudine perché sembrano vivi ma allo stesso tempo morti, ma non come il classico non morto, zombie, ma in un modo quasi che sembrano un po' pazzi, no? Che non capisci cosa possono fare da un momento all'altro. E soprattutto ricorda il mondo delle bambole molto bianchi, un qualcosa che da un momento all'altro ti può saltare addosso, che però ha perso, non riesci a capire l'origine, non capisci cosa gli è successo per diventare così. La trama parla di questo ragazzino, appunto Dalton, che ha il potere di viaggiare nel mondo chiamato altrove. Questo altrove, che è il mondo dove risiedono tutti gli spiriti e tutto ciò che, diciamo, non ha trovato una via verso la luce, comunque ha ancora qualcosa, deve fare ancora qualcosa sulla terra. Poi parliamo un attimo degli attori. Gli attori non sono il massimo, comunque è un film horror, però comunque viene co comunque introdotta questa famigliola non troppo felice, perché comunque la mamma è impegnatissima, hanno appena traslocato, il padre lavora tantissimo e viene anche accentuato comunque un rapporto tra fratelli abbastanza felice, però allo stesso tempo litigioso come deve essere, e comunque una famiglia che si vuole bene. Viene, mentre di solito nei film horror viene buttata lì la cosa, qua è leggermente già un po' più, gli attori riescono a dare l'idea grazie alla loro interpretazione. La madre è sempre un po' troppo, forse anche troppo, la figura di quella che subisce il tutto. E il padre invece, bravissimo l'attore, che ora Patrick Wilson, mi piace davvero tanto, è bravo, soprattutto quando fa lui che è impossessato dalla sposa, che sembra un po' pazzo, un po' con quei sorrisini strani. E anche gli altri comunque sono bravi, anche Elise, hanno il senso del pathos di darti l'emozione adatta e entrano bene nel personaggio. Logico, un film horror, quindi devono la loro capacità, quello che secondo me sono stati bravi nel fare, è di, senza una base prima, riuscire già a dare l'idea del loro personaggio senza aver fatto troppe scene introduttive prima. Poi un piccolo aspetto, lasciatemelo dire, importante, è che è un film horror dove non sempre le cose che fanno sono stupidate. Molte cose, diciamo, sensate. Logico, è sempre un film horror, quindi deve mantenere un minimo di non realtà, però cerca comunque di far sembrare che le persone ragionino come persone normali. Ok, parliamo adesso di una delle cose principali di questo film, l'altrove. L'altrove, secondo me, e come è rappresentato, è una cosa davvero innovativa e incredibile. L'altrove rappresenta questo mondo dove vivono gli spiriti.
parallelo al nostro mondo e che può interagire, proprio perché appunto è parallelo, dove diciamo le case sono, le stanze dentro le case sono un po' diverse, ma ricordano la casa vera, dove ci sono tutte le ambientazioni, quel classico colore scuro, nero, e allo stesso tempo la nebbia sotto, come indicare qualcosa di come un universo parallelo, sfocato, sfumato, dove appunto risiede la morte e tutto quello che è brutto. E le cose che separano le case, il luogo, diciamo, è completamente buio e quindi tu devi aggirarti con questa lanterna, quasi a cercare la tua anima. E poi coloro che sono rappresentati all'interno, quindi i vari demoni, che di questo vi ho già parlato prima, appunto dicendovi che sembrano bambole, sembrano inanimati e hanno un comportamento davvero quasi da matti, da però calmo, qualcosa di calmo che in un attimo si trasforma in un qualcosa di agitato e che ti spaventa. E mettono davvero tanta, tanta inquietudine. La scena, quella che si girano con la testa così per spaventarti, penso sia una delle più belle scene, prima di ansia e poi di liberazione di quest'ansia con una cosa di botto. E anche che sono rappresentati che ridono in comportamenti strani, che sono alcuni sono vecchi, pelosi, che sembrano quasi, quasi di pezza, malati. È tutto un mondo a sé che l'hanno davvero rappresentato, secondo me, in un modo unico, prendendo spunto da sicuramente da molte parti, antico, moderno, ma davvero unico. A me come è stato rappresentato, mi ha dato proprio il senso di quello che volevano rappresentare, un mondo parallelo dominato da tutto quello che non è riuscito ad andare verso la luce. Devo fare una piccola menzione per la parte del demone nel primo. Intanto come è fatto il demone, è un po' scontato, nel senso che sembra il classico diavolo, con i piedi da capra, gli artigli, quelle cose lì, però è fatto davvero bene, è la rappresentazione del male, come dice Elise quando lo vede, il male puro, il male che vuol far male solo per fare male, senza un altro motivo, senza, mentre magari gli altri spiriti hanno un risentimento, un qualcosa, lui è il fare male e basta, è il diavolo, il capo del male, e che viene messo appunto in questa zona. Tutta rossa, ovviamente, sempre con la nebbia sotto, e lui viene messo con quella musica in sottofondo, che ora magari vi riproporrò anche, e che si affila agli artigli in quella specie di cosa che ricorda un po' So, i giocattoli, giusto perché il regista è quello di So, però che dà l'idea appunto di non so come dire, di una bottega degli orrori, no? Lui è lì che con la musica, che si ascolta la sua musica tetra, si affila agli artigli, e una rappresentazione quasi antiquata, con questo stile antiquato, che ti dà però veramente l'idea del diavolo, del male che se ne sta lì nella sua cosa, farsi i cavoli suoi, e poi da un momento all'altro ti può venire addosso e appunto solo perché vuole fare del male. L'ambiente è davvero fatto bene con i giocattoli, gli arnesi strani, quella cosa che dice, che ti dà allo stesso tempo un senso di antica e quindi comunque anche di pace, di calma, ma allo stesso tempo il resto, il colore rosso, ti porta via questa sensazione, facendola diventare inquietudine. Poi c'è Elise che è fatta davvero bene, rappresentata davvero bene, e anche il suo dono, sì, che è basato su cose che già ci sono nello stile horror, nel mondo horror, però prende questo spunto per farne qualcosa di concreto, che quasi ti può sembrare plausibile e comunque con delle basi solide, non uno stereotipo, prende spunto da un qualcosa di base, ma ne fa qualcosa a modo suo. Infatti non è dato niente per scontato, è tutto spiegato, il suo dono, in cosa consiste, come fa le cose, quando si mette con la maschera per comunicare, che penso sia una delle scene, una delle co degli oggetti usati nel film più inquietanti. E poi anche i due cacciafantasmi, un po' così stereotipati, però ci stanno anche per dare un senso d'allegria al film, che comunque è una cosa positiva. Poi una cosa bella secondo me che fanno in questi film è il richiamo continuo ai film precedenti, sia per la trama, vabbè, quello logico, ma anche ad esempio per la sigla iniziale, quella con Insidious, la scritta Insidious e la musica stridente e anche il finale, quello quando
qualcuno che si stupisce e l'inizio che riprende appunto sempre col stupirsi. Secondo me tutte queste cose che appunto hanno un po' sollevato la critica del fatto, ma è un classico film horror per spaventare i ragazzetti. È vero, però queste scene sono girate in un modo magistrale, cioè non... è l'insieme che rende paura, non è la porta che si apre, come appunto vi ho già detto prima. E secondo me queste sono proprio, è quello che dà la qualità anche dal punto di vista del film horror, oltre che tutti gli altri aspetti che ho già detto che mi piacciono. Proprio la paura e come è proposta. E anche non è tralasciato, diciamo, la paura del sentimento, cioè la paura che qualcuno possa fare male al proprio familiare, appunto per quanto riguarda i protagonisti del film. Anche questo è comunque davvero l'amore della madre, il fatto che lei abbia paura per i suoi figli prima che di lei, non solo la paura personale, che c'è anche quella, c'è anche la paura personale, la paura di morire, ma anche la paura per gli altri, per i propri cari. Ah, ragazzi, parliamo un attimo del terzo film. Mi tengo un attimo giusto due foglie per leggere due cose. Comunque, regia di Leigh Whannell. Chi è questo Leigh Whannell? Produzione sempre di James Wan. Cambia la regia. E chi è questo regista? È uno dei due cacciafantasmi, quello con gli occhiali. Attore nel film e anche regista. Il film è diverso perché comunque ha uno stile un po' più diverso, ma richiama, ma comunque mantiene l'anima e lo spirito dei primi due, con qualcosa di nuovo e diverso appunto perché il regista cambia. Però la trama è buona, è normale, va molto bene e niente di incredibile, però quello che mi è piaciuto è l'aspetto emozionale. Lì davvero l'aspetto emozionale dei personaggi, legato ovviamente a tutto l'insieme, horror, paura, eccetera, è davvero espresso bene, poi vi spiegherò bene in che scena. C'è questa scena, ragazzi, finale davvero emozionante, con una musica sottofondo che ti fa venire la pelle d'oca, guardate, mi sta venendo la pelle d'oca solo a dirlo. C'è il padre che la invoca, anche il fratello è lì che cerca di... si sente proprio il sentimento, loro la rivogliono indietro, Elisa anche ci mette l'anima, intanto trema tutto, casino in casa, i demoni che cominciano a infestare. E a un certo punto spunta la madre di lei sotto forma di fantasma, la musica sale, l'emozione sale, e capisci proprio questa madre che non dice niente, le sussurra nell'orecchio e proprio capisci il sentimento che aveva per lei la madre. E Quinn trova la forza e gli dice: non siamo soli, la madre la sta aiutando, cioè i brividi, ragazzi. Per la madre che alla fine riesce con la sua forza, il suo amore, anche da fantasma, a far capire a Quinn che lei la osserva ogni giorno ed è con lei ogni giorno nel suo cuore. E Quinn leva la maschera all'uomo che non respira, e riesce a liberarsi, a tornare in vita. E comunque, per concludere, probabilmente il quarto capitolo potrebbe essere su o un seguito di questo 3 qui, oppure un seguito del secondo capitolo. Non si sa ancora, io spero che lo facciano perché lo attendo davvero tanto tanto. Comunque ragazzi, per concludere, diciamo le cose principali che appunto secondo me rendono la saga di Insidious una delle migliori fatte finora, fino negli ultimi tempi, sui film nel genere horror. Trama e montaggio che si fondono assieme per qualcosa di davvero stupendo e coinvolgente, con novità, richiami al passato, richiami al presente, che vengono uniti per fare qualcosa davvero di innovativo e non scontato e che ti coinvolge davvero tanto anche a livello emozionale proprio. E come vengono rappresentati gli ambienti, i personaggi e la trama, come viene riportata, diciamo, sullo schermo, sugli oggetti reali rappresentati e gli ambienti, davvero in modo sapiente, che creano l'atmosfera giusta per darti quella paura che tutti vogliamo, cioè la paura completa in tutti i suoi modi: ansia, inquietudine, spavento, senso di oppressione, tutti i tipi di paure li trovate proprio in questo film. E gli attori magari non sono al massimo, però riescono a dare davvero bene l'idea del loro personaggio in breve tempo. Una regia ottima, davvero spettacolare. La colonna sonora, che non ne ho parlato, buona, semplice ma buona, incisiva. Quindi, secondo me, questo Insidious è capace di stupire, innovare e riprendere alcuni, diciamo, cliché basi dell'horror e mischiarle alle proprie novità e alle proprie capacità di
di stupire e diventare qualcosa di davvero, secondo me, ottimo. Uno dei film horror, secondo me, migliori in questo periodo. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia interessato la mia recensione. Ho detto più o meno tutto, ci sarebbero altre mille cose che vorrei dire, ma davvero non riesco a trovare le parole, sono davvero troppe e soprattutto il video non può durare un'eternità. Spero che vi piacerà questo progetto, a breve arriveranno tutti i video che appunto vi ho promesso su riguardo sempre a questo filone delle recensioni horror. E andate a vedere tutti gli altri video del canale, saluto Risione, resta 97 anche se oggi non sono qua con me, e guardate anche le recensioni dei cinecomics. Grazie di avermi seguito fino qua, guardatevi Insidious perché è uno degli horror più belli, vi cacate sotto proprio, vi spaventate. Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video. Non ti addormentare!